Ragazzi, e bentornati sul canale della scuola di sopravvivenza Sur Duck. Allora, oggi ci troviamo nel letto del fiume Era, fiume in secca, sono rimaste solamente qualche bozza, con poca acqua e sono senza equipaggiamento. Quindi la mia problematica nel momento è recuperare immediatamente dell'acqua e riuscirla a trattare e cercare di idratarmi. Quindi quello che mi serve è assolutamente trovare un contenitore per recuperare appunto un po' d'acqua e cercare di bollirla. Abbiamo spiegato più e più volte che in terreni aridi, climi caldi, secchi, una cosa fondamentale è idratarsi, prevenire assolutamente la disidratazione. Non bere equivale davvero ad aggravare la nostra condizione in modo rapidissimo. Quello che devo fare adesso, appunto, trovare un contenitore, accendere un fuoco e bollire l'acqua stagnante che troverò qua nelle circostanze, per aiutarmi in questa operazione. Utilizzerò il mio acciarino che mi porto sempre dietro e il coltello che ho oggi in dotazione, un neck knife Estrema Ratio NK3 Karambit, che andremo a recensire in questo video. Seguitemi. Piccolo, robusto, estremamente efficace. Queste sono le caratteristiche che sicuramente contraddistinguono questo neck knife di Estrema Ratio. Stiamo parlando del modello NK3 Karambit, questo in colorazione Desert Warfare, viene consegnato con il suo fodero in Kydex in colorazione tan, lanyard in paracord 550. Si tratta di un coltello davvero davvero interessante, struttura monolitica dallo spessore di 6.3 mm per una lunghezza totale di 153 mm. È realizzato in acciaio Bollerz 90 per una durezza di 58 HRC. Andiamolo a testare sul campo. Sfortunatamente i letti del fiume in secca sono delle discariche a cielo aperto. Questo però in un contesto di emergenza può giocare a nostro favore per la ricerca appunto di materiali da utilizzare. Sulle sponde dei fiumi, dei torrenti in secca si deposita sempre dell'immondizia, quindi non dovrebbe essere un problema trovare delle latte, delle bottiglie o altro che questa è rotta. Qualcosa che può fare al caso nostro. Con un'altra. Ok, questa è buona. Utilizzeremo questa bottiglia per recuperare dell'acqua e trattarla. Se avete la possibilità, non prelevate mai l'acqua dal corso principale, scavate sempre dei pozzi paralleli, lasciate decantare l'acqua e poi prelevatela.
questo vi darà la possibilità di usufruire del filtraggio naturale del terreno. Ora lasciamo per qualche minuto decantare l'acqua e poi la preleviamo. Bene, ho recuperato una buona quantità d'acqua, come si vede è ancora un po' torba, ma ora decanterà ancora un altro po'. L'acqua ovviamente non è ancora potabile, quindi ora la bollirò e poi sarà possibile berla. Prima però dovrò accendere un fuoco, quindi per prima cosa mi costruirò un supporto, un tripode per attaccare il mio recipiente, mi procurerò qualcosa per accendere un fuoco e poi procediamo con le operazioni. Bene, abbiamo un laccio in paracord di circa 1,5 metri. Mi farà sicuramente comodo per la costruzione del mio tripode. Ecco qua, il nostro tripode è pronto, il nostro
contenitore pronto, quindi abbiamo realizzato un sistema di bollitura. Ho appunto utilizzato il paracord del nostro neck knife per appenderlo. Adesso non ci resta altro che accendere un fuoco. Ok, fortunatamente la roba secca a luglio non manca, quindi adesso accendiamo il nostro fuoco, procediamo con la bollitura e utilizzerò il neck knife con l'acciarino. È una cosa che si preferisce non fare, utilizzare direttamente la lama del coltello sull'acciarino, ma oggi ho solamente questo, quindi utilizzerò la lama e poi a casa ripasserò appunto l'affilatura. Ok, ho messo il fuoco in sicurezza, quindi ho seppellito le braci in modo tale che non c'è pericolo che si inneschi un incendio accidentale. Ora aspetterò che l'acqua si raffreddi e poi sarò pronto per idratarmi. E avremo raggiunto il nostro scopo. Anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro video, sono riuscito ad idratarmi, ovviamente questa è solo una simulazione. E sono riuscito a fare tutto utilizzando il mio Extrema Ratio NK3, come avete visto ho fatto una piccola dimostrazione sul suo possibile utilizzo, abbinandolo ad una tecnica di idratazione che spero possa esservi utile in una situazione di emergenza. Detto questo, come sempre io vi invito a iscrivervi al nostro canale, a seguire le nostre attività. Per chi fosse interessato a frequentare uno dei nostri corsi di sopravvivenza, può sempre contattarci, vi daremo tutte le informazioni di cui avete bisogno. E che dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!